what you done to me, baby. Done to me, baby, baby. Formazione Alma Megretta del 2009-2010, anno scolastico, perché fra un po' siamo nel 2010. Più che altro fatto calcistico. Vabbè, a parte i due vecchi della band che sono più giovani. Che sono i più giovani, Gennaro e Paolo, che sono nella band da 20 anni quasi, poi c'è Mario Formisano, io Fefo e l'ultimo acquisto fatto a scadere la campagna acquisto il 31 agosto l'anno scorso e Marcello Coleman lì dietro in fondo. Questa è la formazione attuale. Certo, in cui ci stanno pezzi presi un po' qua e un po' là, insomma, quindi quasi un'antologia, un sommario, diciamo, un breviario. In questo caso è stato dato ancora di più spazio al dub. Perché parte di dub non significa solamente gli effetti, ma significa pure un certo modo di suonare, cioè soprattutto togliere delle cose e poi aggiungere e suonare insieme e fare in modo che ogni concerto poi comunque sia per sera sia diverso dall'altro. Fatto sta che insomma, Napoli è diventata una città molto più invivibile rispetto a 15 anni fa. Tutta colpa la di solita Fefo. Canzone. È colpa di Fefo, ma io glielo dicevo sempre, non buttare le cose a terra, buttare nel cestino. No,
lui comprava le cose, spacchettava e buttava a terra, poi metteva un calcio. I soliti nordisti. 10 anni così, voglio dire. Sei uno dei primi a portare i rifiuti tossici a Napoli. Sì, ma lui basta. Portando se stesso. Ma lui parlava quando sputa già il rifiuto tossico. C'è qualche cosa che mi piace meno, parte Feifo, insomma. Il contributo di Marcello per noi è molto importante, insomma, lui sta interpretando pure le cose, diciamo, vecchie, no, in maniera molto coerente. Poi tra l'altro Coleman è una realtà established, diciamo, della scena reggae italiana. No, è tutto molto nuovo per me ed è molto stimolante. Mi sento coinvolto, direi, al 100%. Just say ooh, baby, I just say ooh, baby, I just say ooh, I want you to tell me ooh. When the first time that I ever saw you, what did virgolette, che poi non mi piace molto come termine, però di frontman, cioè di avere un cantante che tira avanti, diciamo, tutto il concerto, era un po' che mancava, quindi bravo Marcello. Scusate, devo rispondere. Posso rispondere? Pronto? Ma che sei? Come stai? Ah. Buongiorno. Ah. Che è successo? Come stai? Dove stai?
fatto di energia positiva, insomma, di questo sono molto contento, perché tra l'altro non ero mai stato qui. La location è bella. Filare il bagno.